Momenti di terrore per una famiglia saccense con un neonato al seguito che è rimasta bloccata in auto la scorsa notte in via Figuli a causa della presenza di 15 cani. Ormai da settimane si susseguono simili episodi con aggressioni vere e proprie in alcuni casi che pongono la questione randagismo anche sotto il profilo della sicurezza per i cittadini. Un problema mai del tutto superato a Sciacca che nelle ultime settimane è tornato ad essere però una vera e propria emergenza. Così l'assessore competente Michele Bacchi da noi contattato. La settimana scorsa, il 24 giugno, l'amministrazione ha organizzato un tavolo tecnico alla presenza di tutti gli attori interessati a questo fenomeno e nella specie mi riferisco quindi all'ASP, quindi i dirigenti, la Polizia Municipale, il RUP, e io diciamo presente, compreso anche il sindaco. Allora, da questo tavolo tecnico chiaramente è emerso questa problematica del randagismo che è un fenomeno purtroppo che non riusciamo a risolvere, ma per motivi che dirò qui di seguito. Allora, intanto c'è da dire che l'amministrazione sta adottando una campagna di concerto con il servizio veterinario per la sterilizzazione di tutti gli animali che sono in giro. Quindi questo presuppone la cattura dell'animale, la sterilizzazione e poi diciamo, lo stazionamento nel canile per un tempo necessario. Per poi essere rimesso in libertà, perché il cane chiaramente una volta sterilizzato noi non lo possiamo dico, tenere vita natural durante insomma, nel canile, anche perché poi diciamo, c'è anche un problema di natura logistica e non ci sono i posti disponibili per tutti. Posto ciò, quindi già da diverse settimane che il servizio di accalappiacani si è adoperato, quindi per appunto Assessore, ci sono questo. ancora tanti cani in giro. Che cosa si può fare per fronteggiare quella che è diventata una questione anche di sicurezza per i cittadini? Pienamente d'accordo. Allora, posto che contemporaneamente quindi, si stanno catturando gli animali, quindi si avvieranno alla sterilizzazione, però una volta che i cani vengono rimessi in libertà, il problema diciamo, di questi assembramenti di animali viene generalmente creato da soggetti che puntualmente e sistematicamente quindi, danno da mangiare a questi animali, giustamente danno da mangiare, però dico, magari lo fanno in posti e luoghi dove diciamo, non compatibili con il sereno vedovivere, perché se giustamente diamo da mangiare a questi animali in posti in centri abitati, chiaramente quindi non facciamo altro che generare assembramenti, poi quindi l'animale così magari vedendo passare un motorino, una bambina o quant'altro può destare anche quindi paura creando un problema di ordine pubblico. Io sono pienamente cosciente diciamo, di questa problematica, però purtroppo come diciamo, più volte anche argomentato dall'associazione degli animalisti, le quali chiaramente non fanno altro che dire manteniamo liberi gli animali, però non fanno altro. Io ho promosso in occasione appunto del tavolo tecnico quello di sensibilizzare queste associazioni per una campagna di adozione degli animali abbandonati perché questo potrebbe effettivamente risolvere il problema nel senso di togliere gli animali che sono in circolazione dando anche un'ubicazione diciamo dignitosa all'animale di cura, di alimentazione e quant'altro. Quindi io invito sostanzialmente quindi tutti coloro che potenzialmente possono fare qualcosa ad adoperarsi perché se noi egoisticamente pensiamo soltanto alla cura e a dare da mangiare agli animali non preoccupandoci anche dell'ordine pubblico, chiaramente quindi non facciamo assolutamente un danno anche non solo all'immagine, ma anche alla popolazione che lì diciamo vi transita, ecco.